È Marco Filippetti, il nuovo presidente dell'Associazione Pesarese Albergatori, con Paolo Costantini, ormai ex presidente, che lascia il testimone per nuovi incarichi. Il passaggio di consegne è arrivato nel corso dell'assemblea svoltasi nei giorni scorsi in un noto hotel di Viale Trieste a Pesaro. Marco Filippetti, 41enne, figlio dell'imprenditore Nardo, è stato scelto all'unanimità dal direttivo dell'APA e inizia questa nuova avventura professionale nell'anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Tra gli obiettivi del nuovo presidente la destagionalizzazione. L'estate, dice Filippetti, non può terminare il 10 settembre. Sarà importante coinvolgere strutture come la Vitri Frigoarena e l'Auditorium Scavolini. Il vero neo della Pesaro turistica è la stagionalità, perché ovviamente con 3 mesi di stagione è difficile fare turismo, insomma. Quindi anche il punto che ho toccato sulla destagionalizzazione, cercando di coinvolgere anche altri attori per cercare di fare un turismo annuale, va proprio in quella direzione. Tra i propositi, quello di spingere verso una nuova strategia comunicativa con meno brochure e più impegno su web e social. Sarà importante inoltre la collaborazione con Comune, Regione Marche e Confcommercio per rilanciare il turismo e raccontare meglio e ulteriormente le bellezze del territorio. La comunicazione a livello turistico sta cambiando notevolmente. Ovviamente i social e gli investimenti in web la stanno facendo da padrona, fondamentalmente, quando nel 2024 è difficile ancora pensare, come dicevo prima, che un prezzo barrato possa portare turismo di qualità. Insomma, porta turismo, ma è un turismo non qualitativamente, diciamo, dove vogliamo portare questa città. Insomma.